Riccardo Rossi in piazza per intercettare le esigenze della gente, questo a riprova del fatto che l'impegno suo di bene comune continua. Sì, esatto, noi stiamo avviando una campagna di ascolto con i cittadini, perché pensiamo che il programma che presenteremo alle amministrative debba essere in realtà costruito, pensato, realizzato attraverso l'interazione con tutti i cittadini, e ci siamo dotati di un primo piccolo strumento, un questionario, con cui i cittadini possono esprimere le loro opinioni sulla città, sul quartiere in cui vivono, fare delle proposte. Ecco, un primo passo per costruire in modo differente una possibile compagine di governo, perché noi andiamo a governare la città perché siamo stanchi delle modalità con cui è stata governata in questi anni, e lo possiamo fare non con i tavolini di cui si sente tanto parlare oggi, ma solo attraverso il confronto continuo con i cittadini. Per questo oggi siamo in piazza. Ecco, però poi oltre al confronto con i cittadini, purtroppo c'è il confronto anche con i partner di coalizione. Come vede lo scenario che si sta evolvendo? Ma io lo vedo, diciamo, in questo momento confuso, e francamente lo guardiamo da molto lontano, nel senso che quello che stiamo leggendo sui giornali, partiti che nascono e recuperano gente che in realtà si trovava in altre posizioni, completamente all'opposto, ecco, ma francamente a noi non interessa. Se si riusciranno, noi abbiamo detto chiaramente, noi vogliamo costruire un percorso partecipato che guardi anche alle liste civiche, alle possibili, anche alcuni soggetti politici, ma però ci sono dei paletti che sono ben precisi, una completa discontinuità rispetto al passato, e che quindi se qualcuno sta dialogando con chi ha amministrato già questa città in questo modo, vorrei ricordare che negli ultimi 5 anni abbiamo avuto 3 commissari e 2 sindaci, e a noi non interessa. A questo punto aspettiamo che ci siano le condizioni per capire con chi possiamo dialogare. Ecco, attualmente non è chiaro. Voi rivendicherete il candidato sindaco? Io penso che noi rivendichiamo una cosa, che se tutti oggi riconoscono che c'è bisogno di un cambio di passo e una discontinuità, bisogna partire da chi questo cambio di passo e discontinuità l'ha chiesta da oltre 5-6 anni, perché era chiaro a tutti che il laboratorio politico non sarebbe andato da nessuna parte, era chiaro a tutti che quella coalizione che è durata solo 10 mesi al governo della città non sarebbe andata da nessuna parte. Ecco, allora a questo punto penso che noi abbiamo assolutamente da rivendicare la possibilità di guidare questa città e la coalizione. Su questo siamo chiari e non facciamo sicuramente passi indietro.